Faccio provare tutte le scarpe rosse del numero 37. È fatta. È fatta. Comincia il divertimento. Vedo andar via il commesso con un sorrisone stampato sulla faccia. Spero che abbia tante scarpe rosse da farmi provare. Che bel negozio, quanti specchi. Oh mio Dio, arriva con un carrello pieno di scatole e di scarpe. Penso che abbia preso alla lettera la mia richiesta. Ci vorrà del tempo per provarle tutte. Non importa, oggi non ho fretta. Oggi niente grigio e niente fretta. Bene, ecco, il libro, la particolarità di questo libro è che inizia e si conclude con questo pezzetto, ecco, sono, il resto non c'è nulla, c'è proprio, finito il libro. Altra scatola, scatola numero 2, chi ce l'ha? Ecco, la famiglia abbiamo coinvolto qui, buonasera, lei quella che suonava i tamburi ora fa suonare al marito, buonasera, lei è? Chiara, perché è qui? Perché prima di tutto sono una lettrice e poi perché Marisa, oltre amica, anche concittadina. Questo è bello, questo è bello. Cosa fa lei? Batte le mani? Così. Bene, prego, apriamo la scatola numero 2. Rullo di tamburi, Alessio, su. Vada. Cosa abbiamo? Ah, perbacco. Prego, le prenda pure lei, le tiriamo fuori. Un paio di chiavi di un'auto. Cosa, Natalino? Ecco, questa è la giusta suspense. Grazie, Chiara. Che ci vuole per questo? Insomma, chiavi di un'auto. Di un'auto. In realtà è proprio un'auto quasi d'antiquariato, perché è una 500 vecchio stile, le prime degli anni 70. Quindi dobbiamo dire però che in negozio accade qualcosa, cioè la protagonista diventa all'improvviso, automaticamente a pelle, amica. Di chi lavora. Del proprietario di quest'auto. Del proprietario dell'auto, quest'auto. Ma non del negozio di scarpe. E quindi con questa 500 loro ne camminano di tutti i colori. La 500 è la loro, diciamo, compagna d'avventure per andare a fare spese, per andare al parco, per andare al cinema, per andare al teatro. So già cosa stanno pensando i signori, come si fa in una 500, non accade non quello che caso. Non è il nostro caso, non succede caso. Nulla. E nella 500 naturalmente è molto spartana, non c'è la musica, c'è quindi nulla. Aldo canticchia. Aldo, perché il signore che incontra si chiama Aldo. Si chiama Aldo, Aldo canticchia allegramente per sopperire alla mancanza dello stereo, non ci sono le cinture nulla. Di sicurezza, non c'è nulla. Airbag, non c'è niente. Tenuto conto che Aldo, poi dovete immaginarlo come una persona abbastanza alta, quindi è un bel giovane, quindi in questa 500 sta quasi rannicchiato, quasi tocca il tettuccio degli apribili con la testa, e quindi per Marina è un divertimento vederlo guidare. Eccolo, eccolo. Abbiamo quest'altra immagine. Esatto. Scatola 3. Ecco, Natalino non poteva mancare. Buonasera Natalino. Buonasera. Carismatica. Carismatico. Loro che sono? Perenne, sì. Grazie. Cos'è? No, la scatola mi dà Natalino. Libro. Apriamo la scatola, Natalino. Sì. Sì, diamole la mano. Ecco qui. Via, è andata. Attenzione Natalino che pesa. È vero. Sì. Attenzione, sì, così. Rosso, Ecco qui, cosa abbiamo? Me la dia. Ecco qui. Abbiamo un cappello. Wow. Un cappello. Innanzitutto che abbiamo ecco, partiamo dal cappello. Mettiamo qua. Sì, qui sull'orinatoio. Allora. Mettiamo lì il cappello perché ha una forma particolare. Sì. La forma particolare ci porta a quell'altra. È certo. Quell'altro oggetto che è nella scatola. Prendiamo. Ecco qui. Il piccolo principe. Uno dei libri, è vero, editore, uno dei libri che tu ami tantissimo, uno dei libri più venduti al mondo, credo. È stato il libro simbolo della fanciullezza, anche dei grandi. Grazie Natalino, ti ringrazio.
ci vediamo con le renne dopo, ciao. Piccolo Principe, allora, perché il cappello, Piccolo il Principe cappello. Chi l'ha letto già ha capito un po', ecco. Chi l'ha letto Piccolo Principe? Beh, dopo è già tanto. Allora, cosa accade? Accade che in una di queste piacevoli giornate di Aldo con Marina si decide di andare al parco a trascorrere la mattinata in relax, e accade quello che accade tra due persone che pensano di diventare amici, ma all'improvviso, per una sottigliezza, capiscono che veramente dal loro rapporto può nascere un'amicizia definitiva, eterna. Ma perché? Perché entrano in sintonia su un particolare. All'improvviso sul prato c'è un cappello rosso lasciato sull'erba, così. E a tutti e due contemporaneamente viene la stessa idea. Si domandano, che cos'è quello? Nessuno dei due dice un cappello, ma dice è un serpente che ha ingoiato un elefante. Un elefante, perché è una delle prime pagine del Piccolo Principe, esatto, che è illustrato, sapete bene, ha proprio questa immagine di questo qui, che non è appunto un cappello, ma... Allora, siamo in compagnia di Marisa Fortuzzi, dove ha presentato questo suo libro, Scarpe Rosse, qui al Palazzo della Cultura Galatina. E il significato di questo libro, perché l'hai chiamato Scarpe Rosse? Scarpe Rosse è un alito di vento, di rinnovamento che entra nella vita di una donna che si è sempre un po' nascosta dietro il suo abbigliamento piuttosto serio, grigio, nero, blu. È una voglia di ritrovare la parte di sé femminile che aveva nascosto dietro una facciata di donna molto impegnata nella carriera, nella vita quotidiana, senza mai cedere a quella femminilità che invece poi ritrova appunto acquistando Scarpe Rosse. Da qui nasce una grande amicizia. La protagonista si chiama Marina, conosce Aldo, diventano molto amici ed è le Scarpe Rosse sono proprio un pretesto per la nascita di questa grande amicizia che dà poi la vita a tutto il libro. In quanto tempo lo hai scritto questo libro? Scriverlo non è stato difficile, l'ho scritto in un mese e mezzo. Il lavoro più duro è quello di correggere, sistemare, rivedere le parti che potevano non essere comprensibili al 100%, quindi raffinarlo. Ecco, un libro si scrive, l'ho scritto per divertimento, la prima sono stata io a divertirmi veramente nello scriverlo. Poi la parte più faticosa è quella di correggerlo, ecco. E quella è durata un po' di più perché poi si fa insieme all'editore, insieme ad un equipo che ti trasforma la tua storia in un vero e proprio libro dal punto di vista anche tipografico, dell'immagine, della copertina, e c'è un gran lavoro dietro che magari nessuno conosce veramente, ma che è reale e che comporta anche una... passare dei mesi fino a quando non viene poi pubblicato il libro. Cioè, le tue aspettative di questo libro per il futuro? Nessuna aspettativa particolare, a me basta veramente che la gente incontrandomi mi dica che si è divertita molto nel leggerlo. Si legge in un'ora e mezza, se uno vuole proprio finire senza interrompere la lettura, si può leggere in un'ora e mezza. C'è chi l'ha letto andando in treno, l'ha letto durante il volo in aereo, e quindi è una compagnia per un pomeriggio, ecco, molto piacevole, leggero, ecco. Realmente con i libri, proprio questa purezza di cui parlava Cosimo, io l'ho proprio vista in queste poche righe. Naturalmente non andiamo a leggere scegli più, tu, se no, scegli tu il pezzo la fine. Per la fine. Sì. Ed è pagina? Sì, 92, signore, sì, 92, sì. Ripetiamo insieme il tuo popolo e... sì. Bene signora, ora passerà Daniela con la questola. Bene, allora, e dice appunto, siamo nel momento in cui incontra questo famoso economo, giusto? Giornalista, che chiede alla nostra cara dopo Marina. Dopo aver ottenuto un certo successo, certo, l'intervista, eccetera. Grazie.
E mi raccomando, compratelo, perché un libro, come dico sempre io, è come una mutanda, è personale, quindi non va prestato, giusto? Bene.